Buongiorno, benvenuti a questa mostra virtuale che riguarda l'Arcangelo Michele e alcune sue modi particolari con cui è stato rappresentato nella storia dell'arte, sin dalla nascita del suo culto fino ai tempi più recenti. La mostra si focalizza sul periodo medievale perché questo è il periodo in cui si sono formati alcuni modelli iconografici che poi saranno utilizzati soprattutto in epoca moderna e in epoca contemporanea. Il culto di San Michele, lo sappiamo tutti, nasce in Asia Minore, a Cone, e già nel III secolo è un culto abbastanza importante e da questo momento cominciano appunto a essere utilizzati certi modelli per rappresentare i miracoli che riguardano appunto questo arcangelo. Abbiamo delle iconografie diverse a seconda dei luoghi in cui questo culto si sviluppa e queste iconografie vengono riprese, proposte in questa mostra in alcuni pannelli. L'iconografia orientale, che è quella che è rimasta appunto circoscritta a questa area del mondo conosciuto all'epoca, non è stata poi acquisita dal mondo occidentale, ma è rimasta appunto prerogativa della zona di Bisanzio e di tutto il vicino Oriente. Questo modello particolare in cui l'Arcangelo Michele è ritratto nel momento in cui con una lancia apre una fessura nella roccia, in cui poi fa convogliare le acque di un torrente che avrebbero dovuto, secondo le intenzioni di alcuni pagani, distruggere un tempio dedicato proprio all'Arcangelo Michele. Dicevo, questa iconografia rimane appannaggio del mondo orientale. Nel mondo occidentale noi invece abbiamo altri modelli iconografici, alcuni mutuati dall'Oriente e altri proprio tipici del mondo occidentale. La mostra inizia con un pannello la cui immagine viene anche riproposta, è stata anche riproposta nella brochure che ha pubblicizzato, diciamo così, questo Festival di San Michele, ed è appunto l'icona, chiamata icona, ma è un'immagine, diciamo, molto particolare in rame dorato che ritrae l'Arcangelo Michele. Purtroppo questa immagine non ci è giunta integra, nel senso che l'Arcangelo in origine doveva tenere in mano una lancia, di cui adesso rimane solo un piccolo frammento, ed è ritratto con un abito corto e con dei gambali che arrivano fino al ginocchio. Questo è un modello iconografico che verrà riproposto soprattutto quando si tratta di ritrarre Michele in abiti militari. Questo primo pannello, diciamo, con questa immagine è molto interessante perché è un po' l'immagine, diciamo così, di San Michele che è nota al grande pubblico. Un'immagine che è stata variamente datata, la cui esecuzione è stata variamente datata e che adesso è possibile ascrivere alla metà dell'XI secolo e mettere in relazione con dei devoti di origine normanna, devoti di origine normanna che in Puglia cominciano a essere attestati non prima della metà dell'XI secolo. Quindi questa immagine con il nome di Roberto e Balduino non può essere datata a un momento antecedente. Le immagini successive invece riguardano la porta detta di bronzo, che viene comunemente detta di bronzo del santuario di Monte Sant'Angelo, che in effetti è stato stabilito dai risultati degli ultimi restauri che sono stati eseguiti pochissimi anni fa, che si tratta di una porta costituita da oricalco. Oricalco è una lega ternaria in cui è presente anche lo zinco ed è molto più facile la lavorazione rispetto al bronzo. Questa porta è una porta, come dice l'iscrizione, realizzata nel 1076 a Costantinopoli,
E fu voluta dall'arcivescovo di Siponto Giraldo, il quale nel 1071 aveva partecipato all'inaugurazione dell'abbazia di Desiderio di Monte Cassino e nell'occasione aveva visto appunto le porte che Mauro della famiglia dei Comite Maurone aveva regalato a Desiderio. E molto probabilmente può aver espresso il desiderio a sua volta di avere delle porte simili per il suo santuario. Porte che poi appunto sono arrivate nel 1076 direttamente da Costantinopoli, dove erano state realizzate, smontate, e poi sono state portate appunto in singole formelle e rimontate in loco. Questo è stato possibile capirlo perché nel corso dell'ultimo restauro lo smontaggio di tutti gli elementi della porta ha permesso di individuare sulle formelle delle linee guida puntiformi che corrispondono a delle altre linee guida puntiformi che sono state a loro volta realizzate sulle cornici. Quindi in questa maniera si poteva appunto provvedere al montaggio di questo enorme manufatto in maniera appropriata. Un terzo pannello interessante riguarda le apparizioni del vescovo, scusate, l'apparizione al vescovo dell'Arcangelo Michele, vescovo di Siponto dell'Arcangelo Michele, in relazione appunto all'inizio del culto di Michele nel santuario garganico. Altre immagini che poi ritroveremo sugli altri pannelli riguardano Michele in altri atteggiamenti, Michele che uccide il drago, anche questo è una particolarità appunto dell'Arcangelo Michele nella lotta che poi viene riproposta anche in alcune immagini, in alcune scene dell'Apocalisse di Giovanni, in cui l'Arcangelo Michele e le schiere angeliche appunto lottano contro il drago. Questo è un modello iconografico che risale ad età carolingia. Infatti, noi abbiamo degli avori in cui viene appunto ritratto degli avori degli inizi del IX secolo che appartengono alla scuola di Lorsch, quindi siamo in Germania, in cui viene riproposto appunto San Michele che uccide il drago. E anche di questo avorio abbiamo un'immagine in uno di questi pannelli. In un altro, sempre che proviene dal trono reale di Monte Sant'Angelo, abbiamo una formella di San Michele che uccide il drago e pesa le anime. Ecco, qui si inizia a presentare un nuovo modello iconografico di San Michele che appunto tiene in una mano una bilancia con due piatti entro cui sono le anime di coloro che devono essere giudicate. Sono questi modelli che verranno poi ripresi in età medievale, soprattutto dopo il 200 e il 300, avranno un grande sviluppo, soprattutto in età più vicino a noi, nel 500, nel 600, nel 700. Abbiamo poi una serie di pannelli, una serie di immagini che ci indicano dei modelli orientali in cui Michele con l'Arcangelo Gabriele compare in abiti che non hanno caratteristiche particolari, ma solamente con tunica e paglio, con il globo crucigeno in una mano e la spada nell'altra e una lunga asta nell'altra, che è anche questo un modello che nasce a Costantinopoli. Infatti abbiamo anche un avorio di questo genere di VI secolo che viene da Costantinopoli, e poi sono immagini che vengono accolte anche in Occidente, a iniziare dall'età bizantina. Per esempio, abbiamo delle immagini appunto di Michele e Gabriele ritratte in questa maniera.
Un'altra serie di testimonianze importanti dei modelli che vengono utilizzati sono quelle che noi ritroviamo in alcuni manufatti conservati nel Museo del Tesoro della Basilica Marciana di Venezia. Questi sono smalti o due icone particolarissime di importazione orientale, cioè probabilmente vengono da Costantinopoli e sono state portate a Venezia a seguito del sacco latino della città nel 1204. Queste icone rappresentano Michele in abiti imperiali o Michele in abiti militari, ricchissimi abiti militari e imperiali ornati con smalti, pietre preziose, e l'arcangelo Michele viene ritratto con in mano una spada e viene in queste situazioni assimilato all'imperatore bizantino, perché questi abiti sono appunto mutuati dall'abbigliamento, dal vestiario imperiale bizantino. Abbiamo poi un altro interessante pannello in cui viene raffigurato il combattimento tra Michele e con abiti militari, le schiere angeliche con un dragone, come avevo accennato prima, e questo è un pannello che si trova sulla controfacciata della chiesa benedettina di San Pietro al Monte Accivate, vicino tra Como e Lecco. Della fine dell'undicesimo secolo, dicevo prima che è tratta appunto dall'Apocalisse Giovanneo, però è interessante perché anche in questo caso Michele indossa appunto abiti militari. Abbiamo ancora tutta un'altra serie di pannelli che ripropongono l'Arcangelo Michele, sempre che o uccide il drago oppure è in abiti, indossa tunica e pallio riccamente decorati. Anche questi sono spunti, diciamo così, che vengono ripresi dal mondo bizantino, dal mondo orientale, e noi li ritroviamo soprattutto per quello che riguarda la Puglia e la Basilicata in ambito rupestre. Per quanto riguarda invece dei modelli iconografici abbastanza antichi, abbiamo nella chiesa di Matera, nella chiesa rupestre del peccato originale, la rappresentazione dei tre arcangeli, Michele, Gabriele e Raffaele, tutti e tre vestiti con tunica e pallio, però hanno come attributi degli attributi particolari che vengono sempre dal mondo bizantino. Quindi anche in questo caso possiamo dire che c'è un'influenza del mondo bizantino sul mondo occidentale. E abbiamo così appunto degli altri esempi di XII secolo che riguardano i mosaici realizzati nella chiesa della Martorana di Santa Maria dell'Ammiraglio a Palermo, detto anche della Martorana, realizzati secondo le ultime indagini degli storici dell'arte intorno nel 1140. E nella Cappella Palatina che sembrerebbero leggermente posteriori, ma quasi contemporanee, diciamo così, di quelli della Martorana. Anche qui l'Arcangelo Michele appare o con abiti tuniche e paglio o con abiti appunto derivati dal mondo bizantino. Ma c'è un altro passaggio molto interessante che è costituito dall'apparizione del modello iconografico dell'Arcangelo Michele che pesa le anime. Questo è un modello iconografico molto interessante che compare non prima del IX secolo. Infatti, la testimonianza più antica che noi abbiamo si trova in Irlanda, nel monastero di Monaster Boyce, nel cimitero di questo monastero, in cui, e di questo c'è un pannello molto interessante, in cui compare questa grande croce irlandese con le storie della vita di Cristo, e all'incrocio dei bracci della croce, nella parte inferiore, compare una piccola figuretta dell'Arcangelo Michele che
pesa, che tiene in mano appunto una bilancia, mentre al di sotto un diavolo con un uncino tenta di far pendere uno dei piatti della bilancia con una delle anime verso di sé. Questa croce in pietra viene datata al 923 circa ed è per ora uno dei più antico modello che noi abbiamo di questa iconografia, che poi verrà ripresa con una certa frequenza in età medievale, sarà un modello che piacerà molto, infatti noi lo ritroveremo nella chiesa di Torcello, nella chiesa di Santa Maria Assunta di Torcello del XII secolo, in un grandioso giudizio universale e al di sopra della lunetta del mosaico della lunetta con la Vergine che decora l'ingresso, al di sopra di questa immagine della Vergine abbiamo appunto la rappresentazione di Michele con la bilancia in mano. Sarà poi un modello molto, molto seguito perché lo ritroveremo in una pala di Simone Martini, di cui c'è un pannello molto, molto bello con una tavola che viene dalla chiesa di San Gimignano in Toscana e oggi si trova a Cambridge, Fitzwilliam Museum, con l'arcangelo al centro che regge con una mano la bilancia che accoglie in uno dei piatti una piccola figura vestita di bianco, quindi si tratta di una figura che è già stata salvata. Questo è un modello che noi ritroveremo spessissimo, proprio a iniziare dal XI, XII, XIII secolo, per tutta l'età moderna. E un altro esempio interessante si trova nella chiesa di San Biagio di Talignano, comprensorio di Parma, in cui l'arcangelo con la spada sguainata è ritratto in atto di lottare con alcuni diavoli che cercano appunto di accaparrarsi l'anima del defunto. E ancora abbiamo nel Museo degli Uffizi una tavola attribuita a Coppo di Marcovaldo, e qui siamo già alla metà del XIII secolo, in cui compare San Michele e la particolarità è che qua abbiamo la testimonianza di episodi che riguardano appunto miracoli realizzati da San Michele. E così abbiamo appunto a Barcellona una serie di tavole, qui ne è stata riproposta una con un frontale degli arcangeli in cui compaiono degli episodi relativi appunto a San Michele, tra cui quelli relativi alla fondazione del santuario di San Michele, che io non ho particolarmente indagato e scavato perché ormai so che sono episodi noti al grande pubblico, ma che comunque appunto vedono una serie di momenti in cui il culto di San Michele si sarebbe installato in questa grotta a seguito appunto di alcuni episodi legati al pastore Gargano e al toro che sarebbe fuggito dalla mandria, a loro volta poi inseriti in un contesto storico molto interessante che vedeva la presenza di Longobardi e Bizantini che combattevano appunto per il possesso di questi territori. Chiude la mostra una serie di immagini con alcune monete, che sono delle monete molto interessanti perché testimoniano, almeno le più antiche, la nascita del culto di San Michele, che viene appunto riproposta in queste monete già di età longobarda, perciò siamo intorno al VII secolo, in cui appare appunto l'arcangelo Michele. Con in mano una croce, un'asta crucigera alato e anche il nome dell'arcangelo Michele, che non può a questo punto più essere confusa con l'immagine della Vittoria alata, sia per la presenza, che erano immagini appunto di epoca più antica, di epoca imperiale. E questo viene testimoniato dalla presenza della croce
scusate, dell'asta che sono montata da una croce e soprattutto dalla presenza della iscrizione in cui viene riproposto il nome dell'Arcangelo Michele. Credo di aver detto più o meno tutto quello che si può trovare in questa mostra e spero con questo accompagnamento di avervi illustrato in qualche maniera la nascita dei diversi modelli iconografici che hanno accompagnato e che accompagnano ancora oggi la storia dell'Arcangelo Michele. Vi ringrazio.